Ciao ragazzi, sono tornata con un altro video e questo è il video dei preferiti e non del mese. Mi sono alzata per farvi vedere il giacchettino. Sì, sto colore mi quarta un po', però chi se ne frega. Bene ragazze, allora iniziamo. Parto dal prodotto Nii che farà molto scalpore ed è la Naked 2. Se voi vedete la mia di Naked 1, per dire, è strausata e è... penso la palette che preferisco in assoluto. La 2 l'ho comprata un po', diciamo, perché l'ho pagata un po' di meno perché avevo il 10% di sconto da Sephora, però l'ho comprata perché l'ho comprata. Poi sono andata a vedere i colori e non mi fanno impazzire, diciamo che la metto tra i Nii non per la qualità, ma perché a me non piacciono questo tipo di colori, quindi so già che la userò di meno rispetto alla 1. Però se voi volete comprarvi una Naked e le mettete a confronto e vi piace più la 2, cioè logicamente non conta quello che dico io. Parto dal bocciato che è solo uno, è questo mascara di Wigon che... di questa marca avevo fatto una review, vi metterò il linketto qui. E all'inizio mi piaceva moltissimo, però ho sempre notato il fatto che era molto liquido come mascara, quindi quando l'ho andata ad applicare vi sbava tutto sotto, è sembrato un panda. Io ho pensato, vabbè, tanto prima o poi si secca un pochetto, quindi se cosa, no? se asciuga, niente. Si è un po' ripreso perché ci ho messo delle microfibre dentro, le fibrette tipo effetto ciglia finte, e si è ripreso un pochino, infatti lo sto utilizzando ma non credo che lo ricomprerò. E mi sembra l'avevo pagato 3,90€. Questo è l'unico bocciato del mese. Passiamo ai promossi. Vi ho detto che avevo recuperato quel mascara grazie a, come dire... grazie alle fibrette, e sono queste qui di Essence, che trovate all'interno di una scatolina, questo barattolino con le fibrette e un scovolino di mascara, solo l'asta con il cosetto che mette il mascara. Questo teoricamente la sua funzione è: applicate il mascara, intingete il pennellino dentro le fibre, lo stendete sulle ciglia e poi riapplicate il mascara. Io le utilizzo da mettere nei mascara, mi ci trovo benissimo, quindi ve le straconsiglio. Se le trovate ancora, correte a comprarle perché è un prodotto che penso si dovrebbe assolutamente avere. Promuovo i rossettini Essence, soprattutto il 45 che è bellissimo, e però promuovo quelli opachi, senza sbrilluccichini, perché ne avevo 2-3 però c'erano gli sbrilluccichini. Poi ho comprato questi qua che sono il 55, il 45 lì ho anche il 44 che non mi piace perché non mi sta bene. Però vabbè, comunque ho comprato questi qui che sono tipo... sono lucidi, poco coprenti, però non hanno questi sbrilluccichini e mi piacciono tantissimo, quindi io ve li straconsiglio. Sono veramente belli, poi non seccano le labbra, fanno un bel colorito, sembra anche che c'hai le labbra più riempite, tipo più polpose, che ne so, mi piacciono di più. Un altro prodotto che promuovo è questa terra abbronzante mattificante, mi sembra, di Essence. Questa è la 01 Natural per le bionde. Io, se mi vedete colorata, un po' il fondotinta, un po' i postumi delle 5 lampade che avevo fatto per il mio compleanno, non l'ho più fatte e io devo essere sincera con me stessa, io sono bianco cadavere l'inverno, e quindi anche se io prendo qualche tono di abbronzatura non divento mai proprio nera nera nera, quindi questa per me va benissimo, sembra scura perché c'è la luce che gli sbatte davanti, ma è molto chiara, quindi per me va bene quella per le bionde. Opacizza benissimo, ha un odore di cocco che mi piace tantissimo, infatti appena l'ho finita la vado a ricomprare. Un altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo è stato questo mascara qui di... sì, mascara. Ciao Mia! È stato questo eyeliner qui di Wigon, la marca che dicevo prima. L'ho finito, mi sembra l'ho pagato 8,90€, non ricordo. L'ho finito,
Mi piace perché è un nero intenso, un tratto preciso. Alla fine, vabbè, non è che si può elogiare un eyeliner. Mi è piaciuto e infatti lo vado a ricomprare, è il mio eyeliner preferito. Però devo dire che mi è durato parecchio. Poi vi metterò la data qui sopra di quanto mi è durato, perché appena, cioè, l'ho comprato quando ho fatto la review. La review l'ho fatta qualche mese fa, vi metterò la data, insomma, per farvi capire quanto mi è durato e che io lo utilizzo tutti i giorni. L'ultimo prodottino che promuovo è questo struccante bifasico della Fior di Magnolia. Questo, come vedete, è finito, l'ho ricomprato già a metà. Mi piace anche molto il tonico, però il tonico giustamente lo usi un po' di meno rispetto allo struccante. Il tonico alla confezione verde l'ho comprato, c'è scritto, in un supermercato tipo Eurospin, mi sembra, che non c'ero mai andata. Avevo sentito nel video di Miss Rossella, insomma, una ragazza che io ogni tanto guardo i suoi video, la saluto se mi sta guardando, e nel video di Miss Rossella aveva parlato bene di questo fior di magnolia, lo struccante. Allora ero curiosa, una volta sono andata alla ricerca di Eurospin, l'ho trovato, sono entrata e l'ho comprato. Devo dire che mi piace tantissimo, quindi se volete uno struccante bifasico molto buono con un prezzo molto modico, modesto, moderato, prendete questo qui. Bene ragazzi, ragazzi, bene ragazze, questo era il video dei miei preferiti e non del mese attuale. Bene ragazze, bene, 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 sto sbroccando. Bene ragazze, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima. Ah, non so se caricherò prima questo o il video dei miei segretucci di bellezza, visto che li ho girati tutti quanti. Ho girato un po' di video tutti insieme. E vabbè, accontentatevi di quello che carico prima.